Ciao a tutti, benvenuti. In questo video condividiamo con voi gli ultimi aggiornamenti su Antonella Fiordelisi. Prima di iniziare, se ancora non lo hai fatto, assicurati di iscriverti al nostro canale per non perdere nessuna novità su Antonella e altri contenuti interessanti. Ieri Antonella ha fatto un chiarimento su alcuni gossip circolati nel podcast su Vicario. Subito dopo l'uscita di quest'ultimo, Antonella ha scritto sul suo canale broadcast: "Lo so che piacerebbe a tutti poter dire cose che non sono mai successe, ma in realtà non sono mai stata cornificata. Anzi, è stato un ragazzo splendido che non mi ha fatto mai mancare nulla. Dolce, premuroso ed entrambi abbiamo bellissimi ricordi. 2 mesi indimenticabili. Basta con le fake news." Ma le sorprese non finiscono qui. Antonella ha condiviso, sempre nel canale broadcast, che qualcuno le scrive costantemente dicendole che a ottobre sarà incinta. La sua risposta ironica? "Scusa, ma visto che non so ancora chi sarà il padre, mi vuoi anticipare anche questo? Magari accorciamo i tempi." Cosa ne pensate di queste persone che le scrivono certe cose? Scrivetecelo nei commenti. Ma continuiamo parlando di dolcezze. Alcuni fan hanno preparato una deliziosa torta di mele per Antonella. Lei, sempre ironica, ha scherzato sul fatto di mostrare quotidianamente i suoi allenamenti e la sua dieta rigorosa, dicendo che è tutto inutile perché in poco tempo ha quasi finito mezza torta. Si sa, Antonella è molto golosa e i suoi fan sanno come coccolarla. Ma le buone notizie non finiscono qui. Antonella a breve torna in TV e per aumentare la suspense ha condiviso un video della casa del Grande Fratello. Presto la vedremo in azione nella nuova edizione di Pechino Express. Non vediamo l'ora che inizi, giusto? Insomma, il mondo di Antonella Fiordelisi è sempre pieno di sorprese e momenti divertenti. Se vuoi rimanere aggiornato su tutte le sue avventure e non solo, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e lasciare un bel like se questo video ti è piaciuto. Grazie per essere sempre con noi e ci vediamo al prossimo video.